No, ma non è vero, ma che fai qui tu? Luca, come sta? Io, vuoi sapere quello che faccio? Faccio la merenda. Per stare in tema, diciamo, no? Tanto ti hanno preso poco in giro in Italia per il cognome, vero? Un po' ma come a me, insomma. Almeno si sono ricordati. Sì, perché fra te e me potevamo fare un bel film, no? Perché te e merenda, che fai? Vuoi venire? No, sì, hai visto che il mio nome sta qui, no? Esatto, no, facci no, parlaci tu, facci vedere. Eccolo qua. Beh, insomma, non tutti i tuoi fans sanno adesso Luc Merendà cosa fa, di cosa si occupa. Tutti pensano fare ancora l'attore in Francia? Si saprebbe, no? Non è che lo faccio al buio. No, sono diventato antiquario. Sì. Giappone, Cina, Africa, Sud-Est Asiatique, Oceania, mobile e statuario. Dai, vieni, ti faccio vedere. Facci vedere il negozio, Luca. Scusami. Prego. Qui? Questo è il mio assistente che è 1700. Da qui come si parla? Monsieur A, ti ha ricevuto un mail de ta part. Monsieur? Oui, je passe monsieur. Oui, non, mais je suis occupé là. Bon. Allô? Bonjour. Oui, c'est moi indirectement parce que je ne sais même pas ouvrir l'ordinateur, mais. Je vous en prie, bon week-end. Un virus, vogliono un virus come so. Che vuoi tu? Tu vuoi soldi? Madonna, ma queste donne che si fanno pagare, come si chiama in Italia? Non ci può dire, no, però è per l'America, per motivo. Quanto vuoi tu? C'était quoi? Poulet ou choucroute? Poulet. 7, s'il vous plaît, monsieur. Poulet. Voilà. Merci. Poulet. Allora, dimmi, tutto funziona qui nella tasca mia? Sì, tutto funziona, ti abbiamo visto indaffarato nella telefonata, insomma, quindi tutto relativo sempre a questa tua nuova attività, penso. Sì, 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 non è che ricevo telefonate di ammiratore del passato, futuro, prossimo. Allora, vabbè, visto che sei qui vorrei farti vedere le belle cose che faccio. Qui, per esempio, dietro c'hai un mobile giapponese che si chiama Kuruma. Perché Kuruma? Perché ruote, vedi? Kuruma, le ruote. Questo è un mobile che ha intorno a 200-220 anni, però sempre con questo estreme modernismo, cioè nel senso che non avendo posto, hanno inventato praticamente la porta scorrevole. Una patina di fuoco, una sensualità stupenda, e questo è un mobile che avendo più di 250 anni ha un look estremamente moderno. Sopra ai paraventi giapponesi, ecco, che poi troverai anche se tu vieni con me. Vabbè, lì possiamo rallentare e vedere un kusuri, che sarebbe il mobile di farmacia ambulante giapponese, anche lì intorno a 200 anni, però tu vedi questo lato estremamente moderno. Lì che c'hai un mobile di tempio cinese dell'Ottocento che è molto bello. Poi cose africane, come questa coppa che è Nigeria, come questa maschera che è Nigeria, questo Bambara Mali, poi un altro schermo giapponese che è di una scuola importantissima che si chiama Kano, Ecole Kano, mobili giapponesi che serviva per i piatti, vedi, sono molto belli, molto lineari, non cadere su un casaridana. Poi Cina, vabbè, insomma, una moltitudine di cose che trovo belle, che poi fortunatamente non sono l'unico a trovarle belle perché va abbastanza bene. È diventato di moda e penso di essere uno dei responsabili del fashionable della cosa. Ecco la mia nuova vita, con qualche secolo di più. Scusami, ti precedo. Palanca, cioè come si può chiamare, tipo divano africano 1930-1940, molto bello. Mobile giapponese,
pitture, allora pitture, c'hai delle, dei collage fatti da un artista oggi con pezzi antichi che sono molto belli, questi due, questo è un pittore molto conosciuto che è come questo, vedi questi due, si chiama André Maire, ha fatto l'école de Pont-Aven, tipo Gauguin per dire. Altre cose, vabbè, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Pas filmé. Ah, et questo, non, ma c'est pas celui-là que j'aurais fait filmer. E questo è un letto d'opium, che sono queste grandi tavole che utilizziamo, però è carino, non è il più eccezionale di quelli che ho avuto, è uno bello ma non straordinario. Poi Giappone, queste candelabre che sono molto belle, questi vasi, questo è un vaso che ha 200 anni e invece una... l'ispirazione cinese del Han, se due secoli dopo Gesù Cristo. Però questo è 1800, questo vaso in bronzo. Questo è un cucchiaio Dan, Avorio, Côte d'Ivoire, Avorio Costa d'Avorio, molto bella. Questo è Zahir, uno che gioca a tamborello, molto bello, con una patina eccezionale. Che... questi africani hanno un talento. E poi Africa, Giappone, cioè tutto un miscuglio di cose. Le teapot sono, le teiere sono abbastanza straordinarie. Questa per esempio c'ha intorno a 205 anni, in bronze, in fonte de fer, cuivre, e guarda, ci sono delle inlay d'argento, cioè con le onde giapponesi, e questo è molto bello. Molto molto particolare. Poi mobile giapponese, sedile etiopico, Etiopia, Zaire, vabbè, un miscuglio di cose che vanno bene con tutte le cose che amo. Adesso non ti sento dire niente perché no. Ciò spero che... Allora, chiederti questa cosa, come nasce questa tua passione per queste antichità? Ma c'è un padre che era un po' strano, che faceva tante cose ed era più sull'artista. E sono nato in una casa, cioè ho vissuto in Marocco da piccolo, in una casa dove c'erano già dei mobili giapponesi e cinesi. Poi il mio primo mobile serio che io mi sia comperato era in Italia, dopo un po' di film di successo. Mi sono comprato un mobile moderno firmato da uno che credo sia diventato famoso, ma non mi ricordo più il suo nome. Il mobile era straordinario, in pesplex colorato, bellissimo, costava una fortuna. L'ho comprato, poi tornando a casa dico, ma perché ho comprato questo mobile? Ed era praticamente un'ispirazione incredibile sulla Cina e il Giappone. Ed è, sai, le cose che ti sono state inoculate da tuoi genitori che finiscono per riuscire. E poi quando ho smesso la mia carriera di attore ho deciso di cominciare questa. Ecco, penso che adesso in molti si chiederanno, dopo le tue parole, come mai Luc Merenda ha finito, insomma, ha deciso di smettere di fare l'attore, quindi diciamo di levarsi da fuori i panni del commissario, del criminale, del poliziotto, del giocatore d'azzardo, per intraprendere tutta un'altra attività ed un'altra carriera, ovviamente. Ma adesso faccio la parte dell'antiquario, soltanto che dura un po', visto che lo faccio da 20 anni. Beh, ci ho avuto una figlia con una signora che poi non amava molto il cinema, poi io ero tornato in Francia e non avevo molto... la gente del cinema francese, perciò è stata una combinazione di cose che hanno fatto che l'uomo ha voluto allevare sua figlia in un altro ambiente, visto che ho adorato fare del cinema in Italia e non direi la stessa cosa in Francia, malgrado che io abbia fatto due cose di enorme successo, però non mi sono ritrovato con il stesso sense of humor, con la stessa gentilezza, con la naturalezza e l'inventività senza prendersi al serio, sul serio. I francesi sono, cioè la famosa puzza sotto il naso di cui si parla spesso, mi ha dato un attimo di fastidio. Tu peux me donner du feu? S'il te plaît? T'as ça toi? J'en ai pas. Tu mens.
Tu sais pas mentir parce que quand tu mens, ton nez bouge. Regarde ce salopard. Tu veux pas un bonbon comme ça? Non, 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 hai capito che è peggio di mia moglie. Cioè, non mi dà del fuoco. Il a arrêté de fumer. Il faut être de l'eau. C'est très bon pour arrêter de fumer. T'as un trou sur ton pantalon, couillon. Donne-moi, non, donne-moi du feu. Il y en a pas des feux. Mais tu en as du feu. Allez, va me chercher du feu, sois mignon. Vuoi salire sopra? Sì, sì. Ok, saliamo sopra. Io ti seguo. Questo è un paravento molto bello du 18e de Feuille, che è une étude botanica sulle piante, però molto bello. Una scuola importante, Rimpa. Questi sono cose per la cerimonia del tè, comunque mettevano della sabbia dentro e i blocchi d'encens. E profumava e si riscaldavano, questi sono molto belli, si chiamano Ibashi, che sarebbe brasero. Vabbè, questa è la seconda parte, un po' più incasinato, con un altro paravento giapponese sempre dell'Ottocento, con una cena d'inverno. Poi lì un gran miscuglio, Giappone, Cina, Giappone, Africa, cioè tutto. Però queste cose che poi si miscugliano divinamente con tutto quello che amo, cioè amo il contemporain, il moderne, il 1930. Qu'est-ce que tu fais? J'ai branché le spot. Sì, non so, tu hai bisogno dello spot? No. No, 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 no. No, no, ça va, te fatigue pas. Donne-moi du feu plutôt. J'en ai pas, ils hanno pas. Beh, Mizuya, vabbè, questo è la mia nuova attività. No, ma la cosa interessante che dicevi prima è che hai avuto proposte dall'Italia. Vogliamo dire di che si tratta? E hai rifiutato. Tu dici ultimamente? Sì. Ma vabbè, poi non potrei essere precisissimo. Comunque sì, ho avuto ultimamente due o tre proposte per una partecipazione in un film che era e televisivo e cinema. Avevo avuto una proposta due anni fa del signor Lonfredo Goffredo Lombardo, scusa. Ho avuto diverse cose, però capitava sempre in un momento dove facevo una mostra in Francia, dove partivo in Giappone o in Cina, perché parto 5-6 volte all'anno, perciò è abbastanza massacrante, però piacere di trovare le cose, di scoprire, di ormai conosco la Cina e il Giappone come Roma. E senti, il cinema, visto che parliamo di Cina e tutto, hai mai visto qualcosa del cinema cinese di Hong Kong? Ti è mai capitato di vedere qualche no. artista? Mai? No, sì, ho visto il famoso che era Bruce Lee e... No, ma sai, io vado lì, lavoro 16-17 ore, sai, non è che posso andare in vacanze, cioè io mentre non sono qui, non mi occupo del negozio, non posso preparare le mostre, perciò faccio dei viaggi velocissimi di 15 giorni dove passo da un treno, un aereo, una macchina, un taxi, un camion, carico la roba che mi piace, la metto dentro dei depositi, poi dopo faccio mandare le cose in Francia, poi faccio ristorare qui, cioè è un enorme lavoro, anche perché poi avendo, thanks God, grazie al cielo, successo, malgrado che il momento sia un po' più difficile per tutti, perché ormai si deve lavorare due volte di più per lo stesso risultato. Perciò tutto questo fa che non è che faccio del turismo. Ovviamente vado a Shanghai, vado a Beijing e vedo le cose belle, vado a Kyoto, io i miei depositi sono sempre nei posti di questi paesi che amo, cioè il mio deposito in Giappone è Kyoto, perché per me Kyoto è una delle città le più belle, perciò ovviamente vedo le tempi e le cose, però devo essenzialmente andare verso nei posti dove la roba è giusta per il mio gusto, per la mia cultura e soprattutto per i miei clienti. Però non comprerò mai qualcosa per qualcuno, comprerò perché mi piace. Dopodiché si spera sempre trovare la gente a chi piace. Ecco, invece, sempre per quanto riguarda la tua nuova attività,
Puoi dirci come riconosciamo un vero da un falso? Vabbè, cioè, dipende di che parli, cioè i mobili per quanto riguarda il giapponese non hanno imitazione, non fanno più niente da anni, da decine di anni, e poi sì, per un mobile tu vedi la pattina, cioè ovviamente bisogna di avere una certa conoscenza, però chiunque vedrebbe un mobile giapponese non c'è ancora, malgrado che per esempio in Corea adesso fanno dei mobili per i giovani giapponesi che fanno schifo, cioè il kaidan, che sarebbe un mobile come una scala, lo vedi moderno, ti fa proprio schifo, non ha pattina, perciò lì non c'è difficoltà da riconoscere. Il problema si porrà di più per la Cina, che essendo i più grossi commercianti, anche i napoletani, un cinese prende un napoletano con due baguette e se lo gira a mattina di giugno, perché sono proprio dei grossissimi commercianti, perciò fanno delle cose moderne, però uno totalmente ignorante della faccenda può anche apprezzare un armadio, un gabinetto di tempio cinese trapezoidale bellissimo. Però poi se questa persona vedesse accanto al mio gabinetto, cioè non potrebbe, sì, magari potrebbe proseguire a amare l'altro, però vedrebbe benissimo che uno è nuovo. Perciò, poi per quanto riguarda gli oggetti ci sono delle analisi, il carbon 14, l'examen de thermoluminescence, che ti permettono di avere una data di fra 20 e 50 anni di forchetta, perciò intendo terracotta cinese, si può analizzare i bronze, la pietra non si può analizzare. Poi, però che sia chiaro, quando tu analizzi per esempio un oggetto in legno, tu fai l'analisi e il legno ti dà decimo secolo. Non è sistematico che l'oggetto sia stato scultato direttamente al momento della tagliatura del legno. Perciò lì interviene la cultura, perché se io per esempio vendo un cavallo, una divinità shintoista giapponese bellissima, che io vendo 14 secolo, che non entriamo in dettaglio, comunque Kamakura period, l'analisi del legno mi dà decimo secolo e undicesimo secolo per il personaggio, e il cavallo, che è stato fatto nello stesso tempo, però è stato fatto su un legno un po' più giovane, perciò è dodicesimo. Perciò tu vedi, la scultura è fatta decimo undicesimo su un legno di decimo undicesimo secolo, e il cavallo, che è stato fatto nello stesso momento, hanno utilizzato un legno un po' più recente, vabbè, 100 anni. Comunque, l'analisi del legno o del bronze, il bronze ti dà il periodo della fonte, perciò non può sbagliare. Sul legno possono benissimo tagliare, potrebbero tagliare nel XX secolo un oggetto su un legno del decimo, però poi chi l'ha conservato 10 secoli aspettando che un scultore? Perciò ci sono certe regole da rispettare, però non vorrei poi diventare noioso con il falso. Cioè, io comunque faccio questo da ormai 21 anni, tocco legno, non ho mai avuto il minimo problema, non ho mai avuto esperti contro la mia descrizione dell'oggetto. Ecco, quando ti muovi fra i tuoi mobili, fra le tue antichità, ti manca, pensi spesso ai film che facevi in passato, all'altra parte di Luc Merendà, il Luc Merendà attore, ti manca o no? No, faccio questo mestiere con la stessa passione, con la stessa voglia e lo stesso entusiasmo. Ho messo 3, 4, 5 anni per dimenticare il cinema. Adesso non so se ci fosse una proposta di follia, non sono neanche persuaso che lo farei. Quindi
Stai bene così, ovviamente, non ti manca nulla. Ma tu sai, io amavo moltissimo una cagna che ho perso e non ho mai voluto, era piccola così, era un Yorkshire. Io sfottevo Belmondo che aveva questi piccoli cani, mi sembrava una cosa da strano, ridicola. Invece questa cagna mi ha dato delle soddisfazioni incredibili ed è morta e non ho mai più ricomperato un altro cane. Ho cagna piccola perché amavo questa e sono un fedele. Perciò, no, è stata una periodo molto bella, direi più facile di quella qui, anche perché ero più giovane. No, non rimpiango mai. Non credo che ci sia una donna di cui io possa dire del male con il quale io sia stato. Cioè, credo che ciascuna esperienza è importante perché era necessaria a questo momento. No, no, quando vedo il film che tu mi hai fatto vedere, non era 30, mi sono visto 30 anni indietro, è ovvio che ti dà un botto, perché cioè mi faccio la barba ogni mattina e vedo quello che è rimasto. Me. Se la vi. Se la vi. Invece senti, allora, sfatiamo invece un mito. Tutti quanti dicono che Luc Merendà, oggi, grande antiquario, rinomato antiquario, vive in un castello. Allora, io adesso so la verità, però la vogliamo dire anche a coloro che hanno sentito. Ma, ok, allora, devo dire che per esempio i miei genitori avevano un strepitoso monastero del Settecento, che era un monastero, tenuto da padre cisteriani, siete 18, scusa, padre cisteriani, operaio agricole, vabbè, perciò non era un castello. E tutti quelli del villaggio dicevano il castello. Tu poi ti diverti perché sai chi ti ha detto castello. Perciò un certo tipo di gente chiama questo castello. No, diciamo che ha un nesso con un castello, nel senso che era la ferme, l'azienda agricola del regisseur di tutte le ettari du vicomte de la Panouse. Io vivo in Thoiry, che è un posto bellissimo a 36 km di Parigi, dove vado e torno ogni giorno, ovviamente. E questa azienda agricola era la tenuta di questo regisseur, che loro avevano 4.000 ettari. Perciò è una ferma simpatica perché fa 30 metri di lungo, sono 15 metri di tetti, cioè ci sono dei spazi, cioè il mio salone dentro la cosa delle bestie, come si chiama, la grange, dove c'erano le bue, le asini, le cose, un étable. Stable in inglese, tu che lo parli così bene. Perciò no, non è un castello, è una grande cosa, però con un piccolo terreno, perché siamo vicinissimo a Parigi, io ho 5.000 metri di terreno, e lì ho fatto un giardino giapponese abbastanza bello. Vuoi farci vedere qualche cosa in questo giardino giapponese? Ma non no, so se no, secondo me no, è meglio che vieni a casa a filmare il giardino giapponese. se tu vedi, se vai a Parigi e vedi quello di Albert Kahn, che è un famoso giardino giapponese che i francesi fanno vedere, è di Albert Kahn, il mio è bello come il suo. Infatti lui si rigira nella tomba ogni mattina quando mi incrocia. Io scendo e tu mi segui, sì, così ti sì, trattengo se certo, tu cadi. Certo, vai. Tu m'as trouvé du feu? No, t'es vraiment un salopard, toi. Tu n'as pas filmé la sculpture, là, avec le cabinet derrière? Oui, voleva che tu filmasse questo, non so se l'ha filmato, questo è molto bello. Sì. Questo era in un tempio ed è molto raro perché di solito trovi la parte di sopra e non la parte di sotto, perché il cinese, che sempre, come dicevamo prima, un enorme commerciante, prende più soldi a vendere, a dividere i pezzi che a venderlo assieme. Invece questi mobili, la maggioranza di questi mobili, quando sono piccoli, erano fatti con la parte di sotto. Ed è, infatti, il trapezoidal che vedi così è molto più visibile, molto più elegante, sopraelevato. Invece se lo stesso mobile fosse per terra sarebbe carino, ma non così chic. Ecco, io volevo... No, donne-moi du feu, j'ai vraiment besoin de feu. Il n'en a pas, il faut qu'il filme là.
vraiment d'ici de... Ma lascialo fare, ciascuno fa il suo mestiere, lascialo fare il suo mestiere, Casperi. Siediti se vuoi su un sgabello. Trouve-moi du feu, s'il te plaît, sinon je vais péter un câble. Vedi, l'Italia è sempre... C'è pubblicità occulta, eccolo qua, sì, dai. È grande. Qualcosa forse ci tornerà. Si, si, siediti, reggerà. Tu me ramènes du feu, ma petite biche? Ma plus personne ne fume. Oh, écoute, je vais te dire, si tu continues, demain j'arrive avec un cigare comme ça, ça va tellement sentir mauvais que tu vas me trouver du feu. Allez, regarde, Camar, elle doit avoir du feu, elle a mauvaise mine. Elle a mauvaise mine. Comment il s'appelle Il mafioso. Le mafioso, il a du feu. Non, Bernard. Bernard, non, il fume pas. Vengono, ti propongono delle cose, di solito non sono buone. Perciò vedi lì e lì che... Cioè, l'affare si fa all'acquisto. Nel senso che se tu... Mi è capitato di sbagliare, per esempio sull'Africa puoi sbagliare un po' più facilmente. Ma tu sbagli, butti il pezzo. Però poi... Anni passando, cioè una volta che ti sei fatto fregare due o tre volte, sei così attento. Poi ci stanno i libri, poi si vede la patina. Comunque, vedi, questa è una cosa che non è nuova. E Nyamwaze, Tanzania. Il y a une étiquette, tu donnes le numero. Dites-moi la référence. 224. Era in un altare, era in un, se una cosa di chiesa, per dire, cioè di cerimonia religiosa. Ah, vedi, ci sono questi africani che vengono, che prendono dei pezzi, che hanno il cliente. Sai, questo è l'Africa, sono terribili. Heureusement qu'on a personne aujourd'hui, tu vois un peu, c'est incroyable. Sì, tu sei stato fortunato, cioè non so, tu sei stato fortunato perché non c'era poca gente, noi meno perché c'era poco gente, per gli stessi motivi della tua fortuna è stata la nostra sfortuna, tu. Today. Senti, no, Luca, ma adesso per concludere. Sì, ti sei stufato? No, perché visto che hai da fare, allora noi leviamo il disturbo, ovviamente. No, volevo sapere, ecco, hai visto, oggi, grazie anche a tanti supporti come DVD, VHS, grazie anche a grandi geni come Quentin Tarantino, il tuo tipo di cinema, i tuoi film, sono stati, così come anche quelli degli altri grandi star dell'epoca, sono stati riscoperte. Cosa ne pensi? Cioè, giovani come me, magari, che non hanno vissuto quell'epoca, ora la possono rivivere. Che effetto ti fa questo? Cioè, ti sei fatto dei pensieri? No, però adesso che mi pone la domanda, potrei dirti che il fatto che fanno riuscire questi film, ovviamente un interesse economico per chi lo fa. Per me è un interesse di eternità, perché penso che l'eternità vuol dire chi è eternale, eternal, è uno a chi si pensa sempre. Per esempio, ho perso mio padre nel 76 e io ci penso ogni giorno e spessissimo. Perciò questo è l'eternità, quando tu hai lasciato un segno a della gente, un segno indelebile, cioè nel senso che tu ci pensi. Perciò io mi dico, vabbè, questi film riescono, possono avere un tipo di successo e quello mi fa piacere in un certo senso. Se no, che ti posso dire? Io ho sempre fatto del cinema perché amavo girare e non andavo a vedere le proiezioni, spesso mandavo qualcuno che mi diceva se o no ero riuscito a tirare fuori quello che avevo dentro, che purtroppo non è che succede spessissimo, cioè un attore rivendendo il suo film, uno dei suoi film, se è felicissimo credo che sia grave, cioè rivedendo le cose uno trova 10.000 cose che avrebbe voluto fare meglio, ovviamente. Non è un fatto di, non è un fatto di orgoglio, no, credo. No, non ho un pensiero particolare. Sono contento che giovani come te e altri possano
eventualmente apprezzare delle cose che abbiamo avuto un enorme piacere a fare, però poi dicono che la pellicola fra 100 anni non sarà più buona. Io non ho un film mio, a casa non ho un film mio, ne ho fatto, non so, 38, sì, 30, ho dovuto fare 28 protagonisti almeno, non ho un film a casa mia, però ho tutte le mie emozioni dentro di me, non so dove, però qualche parte da inside of myself. No, non so che dirti a proposito. Prego, qual è? Esiste un augurio che vorresti fare a noi giovani, ma ai giovani che hanno riscoperto i tuoi film, il tuo cinema? No, l'augurio che farei ai giovani che entrano in questo mestiere sarebbe ai scrittori giovani di poter scrivere le storie che gli piacciono e non quelli che piacciono ai distributori, e ai registi di girare con gli attori che vorrebbero e non quelli imposti della distribuzione. Perciò trovo molto bello quando i Spielberg, quando i Scorsese erano indipendenti nel cinema e poi hanno lottato, hanno fatto tutte queste cose contro il monopolio delle grosse distribuzioni o produzioni, e poi alla loro volta sono diventati grossi e secondo me non sono più così indipendenti. Perciò ho sempre sofferto di vedere 3-4 volte ho tentato, quando l'ho conosciuto, di fare dei film con giovani registi e giovani scrittori, ed avevamo le peggiori difficoltà per montare il film, malgrado il mio piccolo nome all'epoca. Perciò vorrei che tutti questi artisti che girano intorno a questo mondo potessero girare quello che gli pare bello e quello che hanno voglia di fare, e non una comanda più o meno diversa, differente di quello che vorrebbero fare. Ecco, questo potrebbe essere l'augurio. Ecco, invece, quante possibilità avrebbe un giovane autore, un giovane regista, nel voler fare oggi un film con Luc Merendà? Tu stai predicando per la tua parrocchia? Potrebbe essere. Dovrebbe essere un soggetto che io capisca, che mi piaccia, che mi piacerebbe, e credo che se dovesse girare dovrebbe essere, visto che non ho mai fatto le cose per soldi, un po' tardi, perciò non potrebbe essere il motivo principale. Potrebbe essere un fatto di voglia in confronto della storia del personaggio e soprattutto del regista. Perciò dovrebbe essere una persona che mi sia così simpatica, che mi faccia ributtare in questo mestiere che ho avuto abbastanza difficoltà a dimenticare. Se tanto che si possa dimenticare, per essere onesto. Quindi Luca, perché non fai un saluto a tutti quanti i tuoi fans italiani, americani, mondiali? Io le rispetto troppo per poter trovare un saluto degno di loro. E Luca, grazie mille di questo tour. Grazie a te, mi hai ributtato in un momento bellissimo della mia vita, perciò di questo ti sono grato. Luca, io invece voglio ringraziarti tantissimo e veramente spero magari di poterti vedere in qualche bella produzione adrenalinica o anche non per forza adrenalinica, italiana. Comunque, se io dovessi ricominciare a girare, sarebbe l'Italia, che è stato il mio primo e ultimo grande amore. Grazie mille, Luca. Ciao. A bientôt. A bientôt.